Nuove realtà e nuovi progetti per l'Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile, con l'inaugurazione della sede decentrata di Mistretta, che sarà coordinata dall'avvocato Antonella Calandra. L'Ufficio Nazionale nasce per tutelare e per salvaguardare i diritti delle persone con disabilità, un organismo attento e vigile, in grado di intervenire nei vari contesti sociali, a scuola, al lavoro, contro la discriminazione, in grado di ascoltare le istanze del disabile, delle famiglie, e di promuovere la cultura dell'integrazione e dell'inclusione. È proprio in questo contesto che nasce il Telefono D, un servizio speciale di accoglienza e di ascolto. È un'associazione di promozione sociale che appunto promuove la figura del garante della persona disabile in tutti i comuni d'Italia. E la figura può nascere tanto su base pubblicistica, nel senso che viene adottato un regolamento comunale da parte del Consiglio Comunale di una città, oppure nasce attraverso un'autorizzazione che viene conferita da parte dell'Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile, che si trova a Palermo. In Sicilia le sedi sono oltre 25. È un momento per fare il punto della situazione su come muoverci nel territorio di Messina. Abbiamo il privilegio di ospitare la prima sede decentrata in tutto il territorio della provincia di Messina, di cui io sarò responsabile, ma sarò coadiuvata da figure professionali quali la dottoressa Anna Cocilovo, il professore Salvatore Lentini e Ilenia Amato. Ovviamente chiunque vorrà potrà unirsi alla nostra squadra per occuparci al meglio di questa realtà e di tutelare e salvaguardare in ogni loro aspetto e quindi in senso lato tutti i diritti della persona disabile. Il Telefono D è un servizio aperto al pubblico, in particolare alla regione Sicilia. È stato istituito con l'Ufficio Nazionale Garante delle Persone Disabili in sinergia con la regione Sicilia e permette quindi a chiunque abbia una necessità di chiamare e parlare o con un assistente sociale o con un operatore del diritto, che può dare delle risposte immediate a una persona disabile, a un familiare che ha un disabile a casa, che per esempio non sa come fare per abbattere una barriera architettonica o non sa come incrementare le ore di sostegno a scuola o altre tipologie del genere. L'Ufficio del Garante della Persona Disabile nasce grazie all'impulso dell'Associazione Sportiva delle Aquile di Palermo. Subito dopo l'inaugurazione, nei locali concessi in uso dall'amministrazione comunale, tutti pronti e carichi per una bella partita di power chair football, calcio in carrozzina, perché si sa non c'è alcuna barriera che non si possa abbattere con lo sport e con la giusta forza di volontà e perseveranza. Insieme alle Aquile in campo anche il mister della polisportiva di Mistretta, Michele Lavia, e il calciatore Giuseppe Pruiti, che hanno lanciato un messaggio forte e chiaro di uguaglianza e inclusione sociale. Al termine della partita anche un omaggio e un ricordo ai giovani atleti, la maglia della squadra mastratina. Lo sport per le persone con disabilità è veramente importantissimo, riesce a far infatti uscire di casa i ragazzi che magari sono anche più pigri, ma soprattutto le famiglie che si incontrano, che tramite lo sport riescono anche ad avere contatti con altre persone che vivono la stessa realtà, quindi riescono col confronto riescono appunto ad andare avanti e capire che insieme si può comunque fare tanto. Lo sport è una ragione di vita per questi atleti che trovano un modo di realizzare i propri sogni. Noi abbiamo avuto quest'anno la fortuna di partecipare al primo campionato di football in Italia e siamo diventati vice campioni d'Italia, quindi immaginatevi anche partire, andare a fare una trasferta a Jesolo che era in Veneto e poter competere con altre squadre di altre regioni d'Italia. È stata un'emozione, una bellissima esperienza per tutti. Oggi vedremo una partita dimostrativa, siamo 5 atleti delle Aquile di Palermo che vogliono far vedere la nostra disciplina, come si gioca, gli elementi fondamentali, ma soprattutto far vedere come queste persone riescono a essere speciali e riescono anche a catturare e a trasformare tutti noi. È un'iniziativa lodevole, visto anche che sono venuti da tutta la Sicilia per partecipare anche a una partita fra persone diversamente abili.
tanti cittadini di Mistretta che hanno voluto nel territorio questa nuova realtà, ma più di tutti Lirio Di Gregorio, atleta e membro attivo delle Aquile di Palermo. Che importanza ha questo sport nella tua vita? Tanto, che così vado a giocare con tutti i miei amici. Da quanto tempo lo pratichi? Un anno, questo porto un anno. E che messaggio vuoi lanciare? Di non mollare mai.